Il Teatro Petrarca è tornato nuovamente a riempirsi per il doppio appuntamento con Il Bugiardo di Carlo Goldoni, andato in scena domenica 20 marzo ed in replica lunedì 21 marzo fuori abbonamento. A calcare le scene della ribalta aretina, un cast d'eccezione guidato dal regista Alfredo Arias. La commedia fa parte del periodo che connota l'innovativa riforma della scrittura teatrale a guida del Via Goldoni, che, seppur attratto dai meccanismi della commedia dell'arte, era molto critico nei confronti della ripetitività e della volgarità in cui era caduta. Acciatori freschi! Sentito? E non ho parlato io sotto quel terrazzino con due signore? E dopo non abbiamo fatto fare la serenata? Se vuoi, che ricco cannazzo! Scemo, a casa ho detto non ho parlato io. E dopo non abbiamo fatto la cena? Geppi Gleggesis ha affrontato con la sua indiscussa classe il personaggio di Leilo, affiancato da Marinella Bargilli nella parte di Rosaura ed Andrea Giordana, che è stato un divertente pantalone abbastanza inusuale ma sicuramente efficace nel disegno registico. Con questa commedia Goldoni condanna sì il bugiardo Leilo, ma d'altro canto celebra anche coloro che sanno proporre una visione romanzesca della vita anche al prezzo di qualche sofferenza, un'esistenza gioiosamente sregolata dalle menzogne preferibile all'insufficienza. Portabile monotonia del quotidiano. Anni che non lo vedo. Degli esami non mandava a Napoli da un mio fratello col quale negoziamo insieme. Se non veniste, non lo conoscete. Sicuro? Perché se andate via a Potero.